Belen, tradita 12 volte, l'ex Gianmaria Antinolfi del Grande Fratello rivela tutto. Nel mondo dello spettacolo, le storie d'amore e le loro complesse dinamiche spesso catturano l'attenzione del pubblico. Recentemente, l'attenzione si è concentrata su Belen Rodriguez e le sue dichiarazioni riguardo ai presunti tradimenti del marito Stefano De Martino. A seguito di queste rivelazioni, Gianmaria Antinolfi, ex Geffino ed ex Breve Fiamma di Belen nell'estate del 2020, ha espresso il suo punto di vista sulla questione. Durante un'intervista a Casa SDL, condotta da Gabriele Parpiglia, Le Donatella e Giovanna Abbate, Antinolfi ha condiviso i suoi pensieri su Belen e le recenti vicende che l'hanno vista protagonista. Nonostante non avesse visto l'intervista di Belen a Domenica Inn, Antinolfi ha espresso affetto e stima per la showgirl, sottolineando come la fine di una relazione sia spesso il risultato di motivazioni profonde e significative. Ha poi aggiunto che, a volte, tentare di riparare una relazione già compromessa può rivelarsi una perdita di tempo. Antinolfi ha parlato di Belen con parole lusinghiere, descrivendola come una persona piena di energia e con molti interessi, meritevole di felicità e apprezzamento. Queste dichiarazioni mostrano un lato rispettoso e comprensivo dell'imprenditore nei confronti della sua ex. Oltre a parlare di Belen, Antinolfi ha anche toccato il tema della sua vita sentimentale attuale. Attualmente è felicemente fidanzato con Federica Kalem, anch'ella concorrente del Grande Fratello VIP 6, dove i due si sono conosciuti e innamorati. La loro relazione sembra procedere bene, con i due che hanno anche iniziato a convivere. Antinolfi ha espresso il desiderio di costruire una famiglia e avere figli, anche se ha riconosciuto che, data la fase di grandi cambiamenti nella sua vita, potrebbe essere saggio attendere ancora un po'. In conclusione, le parole di Gianmaria Antinolfi gettano una luce diversa sulle vicende che hanno coinvolto Belen Rodriguez, mostrando rispetto e comprensione per la sua situazione. Allo stesso tempo, Antinolfi si è aperto sulla sua vita personale, condividendo i suoi progetti futuri e il suo attuale stato sentimentale, dimostrando come, anche dopo una relazione finita, sia possibile mantenere un rapporto di stima e rispetto reciproco.